Della voce, un mix tra la mia voce normale e il whisper. E comunque volevo farvi vedere il maglioncino che ho comprato, mi piace tantissimo. Comunque, allora io direi partiamo subito, perché altrimenti qua la situazione non promette bene. Allora, primo libro di cui volevo leggervi la trama, secondo me qualcuno l'ha già mostrato sul canale, in realtà quasi tutti, in questo caso forse due di quelli che ho preso non me li ho mai fatti vedere. Comunque il primo libro è questo qua, non posso piegarlo troppo, altrimenti la luce sbatte contro e mi fa un macello in telecamera. Quindi abbiamo rosso, bianco e sangue blu, e leggiamo la trama. Allora, ok, tu ascolta e rilassati, va bene? A me piace tantissimo quando dei creator, in questo caso maschili, fanno i video in soft spoken e hanno tipo una voce bassissima. Allora, Alex e Henry, belli, intelligenti e carismatici. Uno è figlio della presidente degli Stati Uniti d'America. L'altro, principe in linea di successione al trono del Regno Unito. Nemici giurati da anni ormai si sfidano a colpi di popolarità sulle copertine dei giornali di tutto il mondo. Complici il matrimonio di un membro della famiglia reale e una torta nuziale. L'incidente diplomatico è servito. Un incidente che rischia di compromettere le relazioni internazionali tra i paesi coinvolti. Come rimediare? Basta fingere una tregua tra i due eterni rivali. O, perché no, perfino un'amicizia. Un rapporto creato a uso e consumo dei social media, che tuttavia col passare del tempo si trasforma in un legame autentico, ben diverso dalle previsioni di entrambi. Ma cosa accadrebbe se il figlio della presidente degli Stati Uniti si scoprisse innamorato del principe d'Inghilterra? Nulla di buono. Soprattutto se il sentimento è ricambiato e divampa in piena campagna elettorale per la rielezione presidenziale. Consapevoli dei rischi che corrono, ma determinati a frequentarsi, Alex e Henry dovranno mantenere segreta la loro relazione. Il pericolo però è in agguato, e a volte basta una disattenzione per scombinare anche piani più astuti. Quindi, mamma mia che caldo. Questa è la trama del primo libro che ho deciso di portarvi. Spero di non aver recato nessun problema in telecamera.
Quanto costa? Guardiamo. Allora, questo qua che ho io, che è la versione italiana, costa intorno ai 16 euro, quindi direi secondo me per niente alto. E questo ho avuto modo di leggerlo. Bello, mi è piaciuto. Una bella storia. A breve faranno anche il film, quindi approfittatene per leggere il libro. Allora, sì, i libri ve li farò vedere da questa parte qua, sempre perché è più comodo poi per me prenderli e posarli. Secondo libro. Questo qua. Spero lo vediate. Il titolo è Come anima mai. Un attimino che faccio così. È un libro un po' spesso, eh? Un bel mattoncino. Leggiamo subito la trama. Inghilterra, 1936. Lewis Ellsworth, figlio del duca di Buccleuch, attento a tenere i suoi rapporti lontano dagli ambienti aristocratici. All'inizio del suo secondo anno a Cambridge, scopre che il ragazzo di cui si è intrattenuto in un pub è uno studente del suo stesso college. Intelligente, affascinante ed eccentrico, William Chase entra nella sua vita come un tornado, scuotendo certezze e intenzioni. Due studenti privilegiati, colti e raffinati, ubriachi di arte e letteratura, ebbri di emozioni e ambizioni, ma in una società in cui, ops, scusate, ma in una società in cui persino al re non è permesso scegliere di innamorarsi, Lewis e William vivono un amore diverso, vietato e voluto, doloroso e intenso, nascosto agli occhi del mondo. Una sua storia fatta di coraggio, segreti, passione e contrasti, di crescita e conflitto, alla ricerca di una Wonderland nascosta dietro specchi di ipocrisia. Due vite che si incrociano e si salvano, due anime destinate a perdersi e a rincorrersi sullo sfondo dell'Europa del secolo scorso. Un'Europa controversa, piena di guerra, in cui l'amore crea più scandalo dell'odio, in cui credere alle favole sembra quasi impossibile, ma è l'unica via d'uscita, perché forse Wonderland non è un dove, ma un quando. Questo libro l'ho letto e vi posso dire è bellissimo, per quanto sia spesso, perché è spessissimo. Arriverete a finire il libro, direte, ma è già finito. Costa, oddio, perché fai difetto, costa 19 euro, però sono 720 pagine circa. Dopo che sua madre ha perso la vita in un incidente,
La sedicenne Bree Matthews vuole lasciare tutto alle spalle. Il programma per liceali promettenti organizzato all'Università della Carolina del Nord sembra l'occasione perfetta. Proprio durante la sua prima festa al campus, Bree nota delle misteriose presenze soprannaturali che seminano caos e violenza fra gli studenti per nutrirsi della loro energia. Un ragazzo tenebroso e affascinante di nome Selwyn Kane interviene per cancellare nei testimoni qualsiasi memoria dell'attacco, ma la sua magia non ha effetto su Bree, che ricorda di colpo molti particolari riguardo le circostanze in cui è scomparsa sua madre. Possibile che la sua morte nasconda dei segreti magici? L'occasione per approfondire il mistero arriva grazie a Nick, il ragazzo più popolare dell'università, che le confessa l'esistenza della società segreta dei leggendari. Quando questi si rivelano essere i discendenti dei cavalieri di Re Artù e annunciano che una guerra magica sta per scoppiare, Bree deve decidere fino a che punto spingersi per scoprire la verità. Userà la sua magia per abbattere la società o si unirà alla battaglia? Allora, questo non ho ancora avuto modo di leggerlo perché sto per adesso la serie Kiss Me Like You Love Me, che però non ho portato qua. Allora, il libro Amazon me lo dà che costa 17 euro. Quindi comunque i libri sono tutti là, mediamente dai 15 ai 19 euro. Qualcuno forse lo trovi un po' di più, ma sono tutti sotto i 20 euro di solito. Quindi questo qua non l'ho ancora letto. Vi farò magari sapere in futuro. Prossimo libro. Questo qua ve l'avevo fatto vedere da poco sul canale, che spero abbiate visto. E almeno questo ha la descrizione della storia sul retro e non devo aprirlo. Allora, in una gelida notte d'inverno, Jack Summers è chiamato a scegliere tra vivere per sempre, secondo le antiche leggi magiche di Gaia, oppure morire. Jack sceglie di vivere e in cambio, da quel momento in poi, sarà un inverno. Come le altre stagioni, ogni anno Jack deve dare la caccia e uccidere chi viene prima di lui. Le leggi di Gaia sono chiare: l'inverno uccide l'autunno, l'autunno l'estate, l'estate la primavera e la primavera l'inverno. E tutti a turno. Ma quando Jack e Fleur, inverno e primavera, sono attratti l'uno dall'altra contro ogni regola della natura, la legge spietata che governa le loro vite eterne, a un tratto diventa qualcosa di personale e di doloroso. Insieme dovranno trovare il modo per fermare il ciclo naturale delle cose. Le quattro stagioni si coalizzano, mettendo a rischio la loro immortalità in cambio di amore e libero arbitro. Vi dico subito quanto costa: 17 euro. Non capisco perché quando accendo il telefono mi fa divetto col microfono, eppure lontano.
Quindi questo qua, secondo me, è carino, sarà molto carino. Penso che appunto dopo la coalizzazione delle stagioni, diciamo, questi personaggi immortali che venivano descritti come immortali ritorneranno mortali, secondo me. Però non lo so. Allora, ne approfitto per leggervi poi l'ultima trama del libro, l'ultima. L'ultima trama, che in realtà non è neanche una trama che vi leggerò, è quella di questo libro qua, che è il secondo libro di uno che era già uscito e si chiamava Sangue Cenere. Questo è il quindi, piccola trama, la guardia che aveva giurato di proteggermi con la sua spada e con la sua vita non esisteva, né tantomeno era l'uomo che mi aveva vista per chi ero e non soltanto per ciò che ero. La prescelta. Oak Flynn era solo frutto dell'immaginazione, proprio come quei miei sogni da bambina. L'uomo che adesso stringeva la mia mano era il principe Castel Danner, Sua Altezza, l'Oscuro. Quindi, se non avete letto il primo libro, io vi consiglio di andarlo a leggere. Però, quanto costa? Amazon mi dice che costa 17 euro pure questo. Ed è spessino, eh? Però adesso buonanotte, 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 buonanotte.